Per non perdere la pensione, rimasi vedova e sposai un anziano vedovo con i figli sistemati. Per non perdere la pensione di mio marito, mi sposai solo in chiesa e nel mio palazzo mi calunniano chiamandomi la signora Anfibio. Mio marito si fa servire in buona salute e risparmia tutto per i figli, facendo in modo che della torta non mi tocchi proprio niente. Lui per me non sente affetto. Ora mio figlio, che vive in Canada, mi ha chiesto di andare ad assistere la moglie che è malata. Ma io a chi lascio mio marito? Alla fine il mio posto dov'è? È possibile che sia anfibia anche negli affetti? Commento. La calunnia sembra una cattiveria gratuita, eppure il calunniato ha prodotto in altre vite eventi che vibratoriamente equivalgono alla calunnia. Come può la legge d'evoluzione ricordare tutte le cause che devono produrre i loro effetti? È la stessa limitazione che in questo caso è il bisogno della calunnia a imporre alla coscienza di chi ha calunniato gli effetti delle cause mosse.